organizzata in tutta Italia la prima manifestazione dell'anno davanti alle prefetture per chiedere l'apertura di una trattativa che, in vista della pubblicazione del bando di concorso a cattedra, affronti il tema della soluzione del precariato che ha diritto alla stabilizzazione. Presenti i sindacati e migliaia di precari che hanno fatto sentire la loro voce. Sono stati coinvolti i prefetti perché nella loro funzione si facciano garanti delle loro richieste. Il piano nazionale di assunzioni derivante dalla legge 107 non ha risolto il problema del precariato storico, perché ha evitato di guardare al precariato della scuola come a quel corpo unico che in questi anni ha provveduto al regolare funzionamento delle scuole, senza prendere in considerazione neanche la sentenza della Corte di Giustizia europea. Il concorso di cui è atteso il bando rischia di rivelarsi per molti un'ultima opportunità. Per questo le sigle sindacali chiedono l'apertura di una trattativa sulle modalità e sui tempi di espletamento del bando e la necessità che contemporaneamente si definisca un piano pluriennale di stabilizzazioni. CGL, CISL, UIL, SNALS e Gilda chiedono l'apertura di un confronto vero con il governo che permetta un dibattito sul bando di concorso per i docenti per avere delle modalità di svolgimento credibili, con una definizione degli organici veritieri e funzionali ai reali bisogni delle scuole. Continueranno le mobilitazioni e le azioni legali per garantire il diritto al lavoro. Da Irene Anastasi è tutto, arrivederci.